Allora, siamo venuti qui, abbiamo aperto sto cazzabubbolo e abbiamo preso una chiave che serviva per aprire probabilmente di sopra. Io che avevo acquisito l'orientamento, oddio, un leggerissimo orientamento, nella sessione precedente l'ho completamente perso ed è tutto a puttane. Ma io non ho paura, io non ho paura. Ho paura, dove vado? Doppio passo, no, aiuto, no, vattene. Dove cazzo vado adesso? Ma non si può mai ragionare sto cazzo di gioco del cazzo. Vattene. Andiamo di sopra. No, è vero. No. Dove vado? Non c'è tempo di pensare, non c'è tempo. Forse vado qua? Qui c'è il muro. Qua cosa c'è? Non vedo niente. No, qui c'è quello che ammazza. Allora, lui mi ha rincorso dappertutto, però io finalmente l'ho leggermente seminato. Madonna, non c'è tempo in sto gioco. Non c'è tempo. Devo andare di sopra. Non mi ricordo. Ok, salta, va bene. Chi è che ha fatto saltare sta luce? È passata una scimmia? Si è arrampicata una scimmia nel soffitto? Sì. Era per questo punto. Beh, siamo passati comunque. Non so cosa ne sarà di noi, ma ora stiamo andando su. Devo saltare. Madonna mia, bisogna essere un esperto di parkour. Scusatemi, ma non ci arriverò mai lì. Sono debole. Ah, ce l'ho fatta. Dei dolori pazzi. Segui la scia di sangue. Non poteva essere una scia di miele. Oddio mio. Chi cazzo è questo? Asteroide! Ragazzi, quella è una storia pazzesca. Perché lui è arrivato dal cielo. La mamma l'ha trovato dal cielo. Ha visto un tipo un barlume di notte e l'ha trovato. L'hanno chiamato asteroide. Eccolo lì. Sì, lui aveva la passione per l'antica Grecia, quindi si vestiva con queste robe greche. È un po' strano come soggetto. Devo passare qui a destra, seguire tutto questo bellissimo ketchup e poi andare a saltare di là. Ce la possiamo fare? No, non ce la facciamo. Io me lo sento. Non ce la facciamo. Come faccio a saltare con asteroide qui sotto? Guarda, non sta bene. Cosa sta guardando? Dai, forza e coraggio, Mike. Nella vita a un certo punto bisogna saltare. Ok, aspetta, allendiamo le gambe. Madonna, mi fa male il polpaccio. Ce l'ho fatta! Chi è? Cos'è, asteroide? Asteroide! Andavamo a scuola insieme, non ti ricordi? Allora, qui c'è qualcuno. Io me lo sento. No! No! Aiuto! Dove siamo caduti? Porca puttana! Ma che sfiga! Non è vero! Ma era l'unico buco del mondo! È finita, ragazzi. Adesso? Allora, ragioniamo. Lì è il buco dove io sono caduto. Perfetto. Forse si sale qua? Sì. E adesso? Ok, sono caduto di nuovo. Come un coglione. Come una mozzarella. Ci riproviamo. Non ce la farò mai. Ah, mi devo girare probabilmente. Qui non ci arrivo. E quindi devo girarmi. Devo fare tipo giro tondo su me stesso. E vado qua in alto. Dico bene? Esatto, grazie degli applausi, lo so. E là? Sono dei lampetti. Fuori il meteo è una merda. Ah, qui dove sono caduto? Guardiamo bene per terra, per favore. Ecco, c'è un po' di luce, c'è un po' di sangue. Bella porticina con quella freccetta. Abbonamento! Che cazzo è passato? Avete visto? Avete visto anche voi cosa è passato? Sì, avete visto. Madonna, o era Clark Kent che corre in Smallville, o era un fantasma incredibile, una roba pazzesca. E quello sarebbe Wall Rider, no? Madonna, poi fanno un casino i miei vestiti. Quindi devo andare per forza lì, no? Madonna mia. Posso prenderlo? No. Una macchina fotografica. Uno che era prima di me. Ha cercato di fotografare sto posto di merda, ma non c'era luce ed è morto. Ma non posso prendere una di quelle candele per andare in giro? Ricarica tutto. Potevo portarmi anche... Cosa? Madonna. Oh, i brividi lungo la schiena. Questo corridoio, non so dove sono. Cos'è? Ah no, sono io che prendo appunti. Madonna, il battito del cuore. Come una musica techno. Ma con tutte ste candele non posso prenderne neanche una, figli di una troia invasa. Qui posso passare? No, non posso passare. Lai, bugiardo, bugie. Ma perché scriverlo col sangue? Non si poteva scrivere con un pennarello? La freccia dice di andare di là. Facciamo di nuovo il giretto qui. Cos'è sto posto? Cos'è di qua? Ah, lì è il punto dove ho saltato, eccolo qua. Dove ho fatto il saltino.
Pensate se uno fosse stato qui a vedermi. Che spettacolo recapricente. Ah, non sono entrato qua. Non sono entrato in questa freccia molto confortante. Ah! Chi è? Io dovrei aprire adesso? Io ora dovrei aprire. Cos'era? 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 Devo aprire questa porta. Ah, porca! Scusate! Ho sbagliato porta! Ho sbagliato porta! Ma dove vado? Oh. Andate a fanco. Sotto il letto, qui mi nascondo qua. Sì, nasconditi sotto il letto. Devo pensare. Carica la batteria. Allora, sicuramente devo andare lì dove... Sta cazzo di musica non mi fa pensare. Poi sono in due, sti bastardi. Chip e Chop. Cazzo! Ok, sono riuscito a entrare. Nasconditi. Sono riuscito a entrare dentro. Dove erano loro? Non so cosa ci sia qua, però. Non si vede niente. La musica terrificante. Non vedo nulla. Le batterie dopo mi servono. Ok, sì. C'è questo splendido corridoio, vedo. Cos'è? Chi è? Oddio. Ma cosa piove? Gelatina fuori? Piovono mucci. Piovono i mucci di Renato. Dove vado? Dove sono? Almeno vedo un minimo qui. Dove cazzo vado? Ah, ok, devo arrivare a questa... No, ho le fitte di terrore. Mi fa male tutto il petto. Agna. Massaggia. Rilassa i muscoli. Ma chi cazzo riesce a saltare fin là? Ma mica sono un campione di atletica. Non ho fatto mica le Olimpiadi. Sono un giornalista rincoglionito di merda. Posso prendere un po' di rincorsa? Fin qua, ecco. Spari. Ah! No. La telecamera è brutta ma mi serve. No! Vabbè, ma che sfiga, ma non regge un cazzo qui. No, come cazzo faccio? Già non riuscivo con la telecamera. Già con la telecamera non riuscivo. Ora è finita. È veramente finita. Ma che cazzo applaudite? Siamo nella merda! Nuovo obiettivo, per spostarti al buio hai bisogno della tua videocamera. Ma grazie al cazzo! Eh no! Peraltro uno era entrato anche da quella porta. C'è musica drammatica. Ma adesso come faccio? Io non vedo niente. No, io non posso continuare il gioco. Adesso, siccome non ho la videocamera, devo scendere e andare là dove c'è la luce, giustamente. Avevo fatto il salto. Tutto puttane. Una batteria per quando riavrò la mia videocamera. Non vedo niente. Lascia perdere, non vedo niente. E ora? Cosa mi attende? Qui qualcuno ha starnutito del sangue su un telone. C'è un... Avete sentito? Ma come faccio? Non si vede niente! Ma allora stavo di sopra! No, non c'è un'altra via? Perché la telecamera è caduta al piano di sotto di questo, giustamente. Dai, dobbiamo andare là nel buio, dai, non c'è altra soluzione. Sono pronto. Cioè, non è vero, ma non lo scelgo. Ma io non vedo un cazzo. Aumenta la luminosità di questo monitor. Non cambia niente! Anche se metto alla massima luminosità, non cambia assolutamente niente. Un bagno davvero igienizzato. Se pisci qui, esplodi. Prendi fuoco. Qualcuno fa una doccia? Oh, finalmente! Non mi lavavo da giorni, almeno una doccia. Aspetta, però, c'era un'altra doccia. Non è che magari c'era una batteria? No, qui non c'è un cazzo. Non, effettivamente le batterie sotto l'acqua non vanno più. Che cazzo cerco anch'io? Un disastro. Un vero disastro. Il panico mi ha dato la testa. Qua sotto. Scendo. Madonna, ma qui prendi il tetano. Tutto arrugginito. Tutto sporco. Uno schifo pazzesco. Non si vede un cazzo. Sedie, tavoli, ma non possiamo spostarle? Allora, là non si vede niente. Perfetto. Vediamo di qua. Anche laggiù non si vede niente. Solo un lampo. Non vedo. Molto bene. Madonna, ma... Ma poi perché corrono? Dove stanno andando? Sempre gente passare di fretta. Si stanno allenando. Beh, però siamo al piano della batteria. Quello almeno. Ma noi non... Madonna, un posto infernale. dai, ma come puoi sopravvivere in un posto così? Porca puttana. Porca troia!
troia, chi sei? Chi sei? Vattene. Madonna, mi è venuto il colpo della strega. Il colpo della strega al collo. Sto rischiando la vita a fare questo gioco. Serve un massaggiatore mentre gioco. Un massaggiatore. Io qui sto a giocare e uno mi massaggia tutto il tempo. Aiuto. Mi sa che quello era Giordano. Giordano, conosciuto in paese. Essere uno che di solito si nascondeva. Chi è quello là? Si nascondeva dietro le panetterie. Tutti quelli che andavano a comprare il pane. Tu uscivi col pane e lui... Ah! E se ne andava. Giordano, il bastardo di paese. Beh, insomma, perché non dovrei andare verso quell'uomo? Magari ha da dirmi qualcosa, magari... Ma c'è un altro qua. Fantagnello! Praticamente uno che aveva comprato un... Non mi ricordo cosa, comunque aveva fatto un acquisto su Amazon. Però lui non aveva Amazon Prime. Aveva Amazon normale. E quindi c'è stato un misunderstanding col corriere, perché non aveva il Prime che ti protegge da tutto, no? E quindi lui è stato alla finestra ad aspettare il corriere, che non è mai arrivato. Non è mai arrivato. E da quel giorno sta solo alla finestra ad aspettare il corriere. Non ho idea di cosa abbia acquistato. Cosa ha portato quest'uomo a vivere il resto della sua vita davanti alla finestra aspettando il corriere? Cosa cazzo aveva comprato? Poi, vediamo che altro c'è. Qui cosa c'è? Cos'è una boccetta ai mirtilli? Oh, Giancarlo! Allora? Ho visto Giancarlo la tua spalla destra. Bella, mi piace. Vabbè Giancarlo, dai, ti saluto. Puoi chiudere anche la bocca, eh? Non c'è bisogno di stare così. Vabbè, ognuno fa quello che vuole. Oddio, ma che cazzo è sto posto? No, no. Addio, è finita. Voglio dire una cosa a tutto il manicomio. Chi è in ascolto mi senta bene. Io non ho le palle di andare avanti. Perciò mi metterò qua nell'angolo, faccia al muro, aspettando che qualcuno mi finisca. Allora, abbiamo tre opzioni. Nella vita ci sono sempre delle scelte. Ne abbiamo tre. Non significa che tutto sia deciso per forza. Allora, abbiamo l'opzione 1, a sinistra, il nero totale. Poi, al centro, un leggerissimo bagliore di quello che sembra o una moka del caffè o un contenitore d'acqua. Oh, vedo lampeggiare una roba però. Potrebbe essere la videocamera. Oppure opzione 3, a destra, tenebre. Direi che la nostra scelta ricade sul centro. Ma io mi chiedo, quella videocamera mi sembra troppo facile prenderla? Qualcosa mi dice che questa videocamera... Dati i rumori, anche meglio che mi sbrigo. E là. Raggiungi il piano 3. Ok, ora c'ho la videocamera. Perfetto. Siete in tre! Iniziate a essere tanti, ragazzi, eh! Non c'è strada, non c'è strada, non c'è strada. Qui non c'è un cazzo, qui non c'è un cazzo. Sono già i vetri rotti. Perfetto, 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 perfetto. Forse passiamo di qua. Sto tornando indietro. Non credo sia un'ottima scelta. Non mi state aiutando con le vostre musichette di merda. Mi stanno inseguendo tutti, perfetto. Mi stanno inseguendo tutti, non mollano assolutamente. Devo continuare a correre, devo continuare a correre. Qui la porta è chiusa e stanno arrivando tutti da me. Dove cazzo vado? Va bene, però almeno abbiamo un attimo raggirato, forse. Ho sbagliato, no, ce l'ho. No, 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 non vedo più, non vedo più, non vedo più, non vedo più, non vedo più. Porca puttana, un inseguimento infinito, 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 infinito. Infinito, infinito, infinito. Con questa musica del cazzo che non mi dà respiro. Dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado? Io non sto trovando dove andare, non sto trovando dove andare. C'è qualche altro posto, no? C'è una finestra, c'è qualcosa. In nome di Porkington e tutti i suoi barili di merda. Allora, forse questa porta qui si apre? Non si apre. Ma ci sarà un punto, no? Mi hanno agganciato. Ragazzi, non ce la faccio più, non ce la faccio più. Sono sfinito, completamente sfinito. Ci deve essere un punto da qualche parte. Qua sopra non c'è un cazzo. Dai, levatevi dai coglioni, porca troia. Aiuto, ci deve essere Aspetta però. Diceva obiettivo, torna al piano 3. Torna al piano 3. Allora ho capito, la soluzione. Ho la soluzione, devo tornare davvero prima. Devo tornare davvero prima. Sì. 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 Ah!
Non era molto difficile, bastava leggere l'obiettivo. Mi è ritornato in mente, fortunatamente. Siamo di nuovo salvi. Allora, tutto questo per prendere la videocamera, che ora è pure rotta. Giustamente, ha fatto un volo pazzesco. Tanto questa videocamera avevo intenzione comunque di comprarne una nuova. Ma non comprerò un cazzo, perché non uscirò mai vivo da qui dentro. Per tornare di sopra, dove andiamo? Facciamo un saltello qui. Rifacciamo il salto della morte. Ok, rifacciamo. Adesso abbiamo anche quel cazzo di vetro rotto. Vaffanculo. Ma non c'era la pellicola protettiva, quella per non rompere il vetro? Tanto questa interferenza, perché giustamente la batteria è mezza rotta. Non la batteria, la videocamera. Rifacciamo sto saltello. Ah, ma aspetta, che cazzo dico? Qui non si salta perché era crollato tutto. Ah, devo andare qua, nel lato qua. Ok, per andare in sto punto è stata una tragedia. Siamo sempre accompagnati da bellissimi suoni. Certo che poi qui l'architetto ha fatto un lavoro di merda, ragazzi. Crolla tutto. Forse dobbiamo andare là. Salto qua. Ah, mi sono fatto anche male. Giampiero! Giampiero, ma che cazzo ti hanno fatto? Ti hanno cucito la faccia. Rifallo, Giampiero, rifallo. Questo è quando ti lavi la faccia al mattino. Che lui non si può più lavare la faccia. Ecco perché fa così. Ma io posso passare senza che tu mi faccia niente? Sono il benvenuto. Ok, ti stai girando verso di là. Chi c'è? Puoi dirmi chi c'è lì a destra? Only one way out. Only one way. Ok, immagino che quindi l'uscita sia questa. Giusto? Perché mi hai chiuso dentro? Giampiero, non sono un paziente. Come fai a non saperlo? Lo so. Ricordo la mia vita. Ricordo tutto quello che ho fatto. Da dove vengo. E dove vorrei tornare. Siamo negli uffici qua. Chi c'è? Chi c'è? Oddio, no. 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 Renato! E qualcosa mi dice che... Allora, lui sta sfondando tutte le porte. Lui sta sfondando tutte le porte, d'accordo? Fa parte del suo carattere. Quando non mi vede, cammina molto con calma. Sempre avuto sta camminata anche da bambino. Va bene, proviamoci. Siamo morti, ragazzi. Manca un minuto alla nostra vita. Adesso esce, peraltro, mentre passo io. Mi ha visto, mi ha visto. Vediamo qua cosa c'è. Non c'è un cazzo. Non c'è un cazzo, peraltro. Ok, tira giro nel tavolino. Tira giro nel tavolino. C'è qui qualche punto. Sì, sì, c'è un punto qua, c'è un punto qua, c'è un punto qua, c'è un punto qua. Sali, 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 sali. Ok, chi c'era? Fernando, sei tu Fernando? Sei tu. Ovviamente non posso passare, lo so. Premi per interagire. In che senso? Fernando, scusami. Perdonami. Ok, ora? Beh, tanti libri, potrei restare qui a leggere tutto il tempo. Perché proseguire? A parte la mia videocamera del cazzo che non va più niente. Vabbè, mi hanno preso per il culo. Ambrogio! Ambrogio! Che la chiave per la casa di Dio è nella sala delle proiezioni. Dietro la luce, nella sala proiezione. Recupera la chiave elettronica nella sala ricreativa. Ambrogio, dove vai? Aspetta, dammi altre informazioni, Ambrogio! Ma questi sono dei spari, ragazzi. C'è una musica. Proviamo a salire. Chi c'è alla fine di questa scala? Non ci sono informazioni. Ah, là, di là si va al di là del... vabbè, andiamo. Tutto una gua... Posso vedere che non capisco. Già sono nella sinistra dove c'è il vetro che è tutto... Ma... Marsupio! Marsupio, sei tu! Sembrava lui, ragazzi. Troppo silenzio. Si sale su. Sono terrorizzato, ragazzi! E quello che diceva il tipo, che ha detto, è dietro la luce del proiettore, quindi la chiave si trova lassù. Il pianoforte era dove era il tizio? Dove era Marsupio? Cos'è? Salve! Exit interview recorded December 27th. Ah, guardiamo un film, va bene. Pensavo chissà cosa. Ah, ma voi eravate qui a vedere un film. Fulvio, Antonio. È un po' noioso sto film, dormite tutti. Mi sembra un film avvincente. Ma c'è un sacco di gente qui. Fabrizio, Cataldo, Bruno, Osvaldo, Ruggero, Artemio, Fulvio. Quanta cazzo di gente c'è? Io dove devo andare? Sono dei corridoi tenebrosi. Va bene, affrontiamo i tenebrosi corridoi di sto cazzo. Me ne vado! Addio! Ciao ragazzi! Non ho altro da dover vedere. Chiudi la porta.
chiudi le porte anche qui. Direi che possiamo fermarci qui. Buonanotte, ragazzi. Grazie del benvenuto. Ma sei qui dentro? Giorgio. Vabbè, non ho tempo, mi si scarica la batteria. Ciao Giorgio. Non va già un cazzo, sono contento di tutte queste interferenze. Si apre qui? Ah! Aiuto! Mio Dio! Aiuto! Ah! Ah! No! 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 Aiuto! Gualtiero! Ora non si apre più la porta. Gualtiero, perché, perché ti sei chiuso dentro? È finita! Ora è veramente finita! Sì, c'è una chiave lì, c'è una chiave, quella che mi serve. Ah, però si è aperta la porta lì. È tipo un terrazzo? Forse quindi è da salire da dentro il cinema, credo. Dobbiamo tornare indietro. Chi è? Gualtiero, sei tu? Non ce la faccio più io, eh. Aspetta però, è quello il terrazzo, va. Io però non sono andato dritto là. Certo che il vostro aiuto è fondamentale, eh. C'è un tubo che perde, l'idraulico è un po' che non passa, effettivamente. E quindi dobbiamo fare quel giretto là. Ok, non cadiamo, per favore, eh. Ho già le vertigini, non vedo un cazzo, il vetro è rotto, è tutto buio. Manteniamo l'equilibrio, manteniamo la concentrazione, manteniamo... Oddio, adesso? No, non c'è più, non c'è più il posto. Devo saltare. No. Ah. Ce l'abbiamo fatta. Ma perché adesso la porta è aperta? Madonna, ma mi prendono per il culo in sto posto. Mi immagino tutti questi mostriciattoli che dicono: dai, fallo andare nel terrazzo e dopo gli apriamo la porta. Si beffeggiano di me in continuazione. Questo è Luppolo, che in realtà lui non è morto, eh. Lui dorme così. Ha bevuto il vino. Troppo. Voglio andare a casa. Dicevo, dai, vaffanculo, non dico più un cazzo, prendi la chiave. Raggiungi la cappella, oddio, io non so dov'è questa cappella però. Ho molta paura, ragazzi. Porco mondo! Chi è? Cazzo! C'è qualcuno, arriva qualcuno! Hanno sfondato la porta! È partita della musica terrificante. Ho sentito sfondare la porta. Qualcuno è entrato là dentro. Ora sono dentro un armadietto del cazzo. C'è anche puzza di piedi in questo armadietto. Forse sono i miei. Da quando sono arrivato in questo manicomio non mi sono mai lavato, effettivamente. Ma cerchiamo di usare la logica. Ragiona Mike. Chip e Chop. Passa. Aiuto! Date a fanculo! Allora, qui non c'è niente, ragioniamo in fretta. Non ci sono armadietti, non ci sono punti dove nasconderci. Dobbiamo andare alla cappella. Oddio, ho paura di tutti. Chi è? Porca troia, vivo nel terrore. In queste live vivo nel terrore. C'è Chop dall'altra parte che si gratta il panciotto. Dove vado qui? Ah no, la chiave è questa qui. Chop. Perché mi guardi male? Non ti ho fatto niente. E perché sei armato? Ma non è questa la porta che devo aprire, giusto? Allora, cappella, di sopra. Dobbiamo andare alla cappella. Ma anche lui verrà di sopra però. C'ha le pulci quest'uomo, è un prurito pazzesco. Sì, è questa la chiave, vai. Ci sei lì, non venire di sopra. No, non va, io... Grazie degli applausi, grazie mille, grazie dell'incoraggiamento. No, io... Ci vediamo di sotto, Chop! No, non fare quel gesto! Non è... Io sono tuo padre, Chop! Non te l'ho mai detto! Non mi credi, eh? Effettivamente ci sono i cori perché andiamo verso la cappella, giusto? Aspetta, fammi andare a vedere se lui è ancora lì. Dimmi che è ancora lì. No, è venuto di sopra. Qui cosa c'è? Ma perché è chiuso? Perché è chiuso, Guastaldo? Ti serve una chiave per usare l'ascensore. Oddio. È qua? Devo stare attento al gioco e a voi. Mille interferenze, non va più un cazzo, dai. Moriremo tutti. C'è una radio vecchia. Perché non ascoltare un po' di musica prima di morire? I fornelli, posso darmi fuoco? No. Ma questa è un'altra storia. Devo andare di qua, vero? Ragazzi, che cazzo è quello lì? Chi è questo qui che guarda la pioggia? Niente. Ragazzi, apriamo. Buonasera. Stavo cercando l'uscita. Sa dirmi dov'è? Ha una batteria per caso, buon uomo?
non è un grande... Forse vuole restare da solo, io non voglio disturbarla, eh. Cosa succede? Oh, ho capito, è Soletto. Lo chiamavamo Soletto perché quando andavamo a scuola insieme, alle elementari, lui stava sempre da una parte, davanti alla finestra. Se andavamo nell'autobus, stava davanti al finestrino. E da lì è nato il nome Soletto. Ah, c'è una porta qua. Direi di accendere gli infrarossi. Non si può. Non posso, dai. Non posso. La musica si sta alzando, siamo arrivati? No, c'è una sala da biliardo. C'è una fessura con un tizio. Allora, qui c'è uno che prega, giustamente. Credo sia Alfonso. Alfonso, calmati però. Ho capito, Alfonso, ma cosa hai fatto al braccio? Ti ho sempre detto che devi mettere meno olio quando cucini le uova. Meno olio! Una partita a biliardo? No. Dobbiamo passare in quella fessura dove c'è quell'uomo misterioso. Con il culo nudo, peraltro. Io chiedo scusa, non volevo entrare così nella sua stanza. Ragazzi, è Voldemort! È lui! E lui! È marsupio! È marsupio! Alla fine si è pentito di tutto quello che ha fatto. Apriamo anche questo cesso qui. Qui non c'è niente. Però in ogni cesso hanno cagato come muli, però. Questa è l'unica certezza che si ha. Credo che Renato abbia cagato di brutto in tutti i cessi che vediamo. Qui c'è un altro che prega. Ciao ragazzi, avete batterie per caso? C'è un'altra porta qua. C'è un altro che prega qui. Gaspare! No, non ti... Ah! Madonna. Aia! Il collo. Che salto, cazzo. Perché... perché, ragazzi, ce l'avete con me? Proviamo ad aprire questa. Ma qui è pieno di gente, ragazzi. Ma è sempre Gaspare. È sempre lui. Ha trovato il modo di clonarsi. C'è una valigetta. Ma non so, non voglio sapere cosa ci sia dentro. Ciao, Gaspare. Oh, Madonna. Gaspare. Gaspare. Ma non senti freddo? Non vedi che hanno rotto il vetro? Gaspare. Chiudi, chiudi. Questa tenda è un po' vecchia, Gaspare. Io vedo del sangue, quindi qualcosa mi dice che dovremmo andare là. Però prima voglio vedere gli altri posti. Salve, Gaspari. È il Gaspare Hotel. Dobbiamo uscire da quella finestra, come avevamo dedotto. Ma non possiamo aspettare che smette di piovere? Gaspare, c'hai un giacchetto da prestarmi? Io non ho l'ombrello, non posso uscire. Va bene, non gliene frega un cazzo a nessuno dei miei problemi e delle mie difficoltà. Devo buttarmi. Sta suonando anche la campana. Ah, devo andare là? Penso di sì. Devo andare da Gaspare. Gaspare culo nudo. Ok, come leva un attimo sta telecamera di merda che non vedo un cazzo. Ragazzi, mi fa ridere. Pensate questo che è sotto la pioggia, attaccato a un muro con una telecamera addosso. Ridi, ridi, Ghimi, eh. Ridi che tra poco sei morto. Madonna, ma quanto piove, oh. Un tempo incredibile. Va bene. Ciao, Gaspare culo nudo. Cosa c'è scritto qui? I... aiuto! Non si può vivere così. Porca puttana, ragazzi, l'abbiamo trovata. La cappella l'abbiamo trovata. Non sono contento per... cos'è? Hanno chiuso la porta. Voi sapete che io morirò in questo gioco? Lo sapete? Ve ne rendete conto? Ci siamo, io ho molta paura. C'è uno là. Ditemi voi, io adesso devo andare là. Un po' di scritte. Salve, non devo andare lì dove lei, giusto? Ma è finita! Chop! Ora è veramente finita! A breve raggiungeremo il World Rider. Chop, cosa devo fare, ragazzi? Che cazzo volete da me? Allora, lì c'è Gustavo con i suoi amici che pregano. Ma Chip e Chop, mi fate passare? Perché di solito mi volete ammazzare. Va bene, io passo allora. Ma che cazzo sta succedendo qua dentro? Se prendo la chiave sono un uomo morto, vero? Ma qui hanno chiuso la porta! Ma perché l'hanno bruciato? Gustavo! Gustavo! Gustavo, se n'è andato. L'ascensore ti porterà all'uscita principale. Oddio. Dai, questi mi vogliono ammazzare. Mi stanno prendendo per il culo. Mi stanno prendendo per il culo, dai! Io me ne vado, eh. Ah, non mi seguono? Ma Chip e Chop! Cosa state facendo esattamente? Chip. Chop. Si è aperta una strada qua però. Dobbiamo salire qua. Sali. Dove ci porta questo tunnel? Adesso, guarda, mi ammazzano tutti. Adesso qualcosa succede, dai. C'è Renato. C'è Renato. Allora, non ho molto tempo di pensare, come al solito. Proviamo a aprire questa porta qua. Ciao Renato, scusami un attimo, parliamone. Parliamone. Parliamone, parliamone. Aiuto, aiuto! Aspetta, Renato, aspetta! Un attimo, non ragiono!
Renato Bellino. Ah, ma forse devo andare dove eri tu. C'è qualcosa qua? Oddio, la situazione è grave. Oddio, è veramente grave. Non vedo un cazzo. Aspetta, fammi pensare. Si apre la porta qui, no? Forse c'è un altro punto che non vedo. No, qui non vedo. No. Non c'è tempo per pensare. Apri questa porta. Nasconditi sotto il letto. Ecco, intanto facciamo così. Oddio. È la prima volta che sento la voce di Renato. Mi ha preso, no! Aiuto! Ma come hai fatto a trovarmi sotto il letto? È finita! Aiuto! È veramente finita! Madonna, ho paura, ragazzi, ho veramente paura. Apri sta porta di merda qua. Ma cosa c'è qui? Qui sono già stato, era la porta di prima. Aiuto, madonna mia, non ce la faccio più. Come posso salvarmi? Non c'è via di scampo. Magari adesso sono più fortunato. Dimmi che non mi ribecca, perché sennò sono proprio un coglione. Mi ribecca sicuro. Non sta entrando. Non ci posso credere. Mi ha trovato. Adesso non puoi nascondere. No, se ne va. Cazzo, sta sempre lì. Fa così. Avanti e indietro di un metro. Ok, è laggiù. Ok. Io ero venuto qui prima, ma non si apriva sta porta. Allora, qua non si apre un cazzo. Ah, ecco! Non mi ero accorto prima! Vai! Non mi ero accorto perché andavo ai 500 km orari. Se uno passa con calma, 20 secondi per pensare. Allora, va bene, ma qui dove cazzo sto andando? Perché sto facendo Spider-Man? Ecco l'ascensore. Interagire. Vai, siamo all'ascensore! Sì. Ora che ho gioito, però mi è venuto in mente. Dove ci porta questa cazzo di ascensore? Oh, madonna. Come una bestia. No, non... stiamo ancora andando giù. Dove stiamo andando? Al centro della Terra? È un documentario? Posso andare più indietro di così, no? Ho bisogno di andare... Nuovo obiettivo, cerca un'altra uscita. Questa, direi che questa musica riassume il mio viaggio. C'è una telecamera che è in funzione, quindi qualcuno mi sta guardando. E funziona tutto. Beh, insomma. Che è successo? No, è riandata sull'ascensore. Addio, amici, addio. Devo aprire qua. Cosa mi attende qua? Cosa c'è qua dietro? Per me potrebbe esserci tutto. Un tirannosauro, un mostro, un muro, Zorro. Oh mio Dio. Ho molta paura, ragazzi. Davvero sono terrorizzato. Ma sono dentro dove nascono gli spermatozoi. Sto per nascere? Quindi era tutta una metafora di come si nasce? Qui era il filmato all'inizio dove avevano fatto vedere che entravano i militari e la gente andava per aria. Ebbene, ci sono tanti punti belli. Fabrizio! La metà di Fabrizio, di un altro Fabrizio. Questo è quello che succede se metti la Mentos nella Coca-Cola. Salve Bruno, cosa si dice più avanti? E questo? Anonimo, un dottore anonimo. Sapete perché si chiama anonimo? Perché quella è veramente la sua faccia. Sembra che sia girato verso l'alto. In realtà, questa è la sua faccia, cioè la sua faccia davanti. Ci sono i capelli e il naso in alto. E quindi l'hanno chiamato anonimo. Oddio, sto corridoio. C'è un po' troppo silenzio. C'è altro sangue. Molto sangue. Speriamo sia pomodoro. Hanno fatto la passata di pomodoro. Va bene, dopo questo tratto di sangue, qui c'è un'altra porta con tantissimo sangue. E qui cos'è? Pancrazio! Burdolo! È veramente un posto di merda, ragazzi. E c'è anche molto troppo silenzio. Buonasera! Hello! C'è qualcuno? Non vorrei interrompere questi meravigliosi lavori che state facendo. Io non ho visto niente! Non mi interessa! Non so niente, non ho visto niente! Voglio solo andare a casa! Perché è iniziata questa...
Questa musica triste. Cosa c'è qua? Sono uscita. C'è il sole fuori. C'è speranza. C'è vita. Forse posso farcela. Non ce la farò mai. Fammi godere l'ultima volta il sole. Tanto non ce la farò mai. Come posso farcela? Come posso farcela? Col vostro aiuto? Col vostro aiuto dovrei farcela. Che bello il sole nel giù. È bello il sole. È bello il sole nel giù. È bello il sole nel giù. Il sole. Non ci resta che... Beh, lì c'è una porta. Cosa faccio? Vado a sinistra, vado a destra. Mi confonde sto posto. Però lei è brutto, molto. Ah no, lei è chiuso però. O no? È iniziato un suono che non mi piace, torno indietro. Fammi andare qua prima. Ma cosa sono dei... cos'è sta roba? Cosa sono dei frigor? Fanno i gelati? Questa cos'è? L'equazione magica per il gelato? Cosa c'è qua dentro? Hanno mangiato tutti i gelati. No, qui ci sono delle medicine, però qualcuno sta male. Dobbiamo andare verso di là, ho capito, dai. Oh! Un posto tranquillizzante. E adesso non si vede un cazzo, giustamente. Qui la situazione è grave. Molto grave. È veramente grave. Là è tutto buio. Cos'è sti suoni? Succede qualcosa, succede qualcosa, succede qualcosa. C'è nessuno? Buonasera. Cos'è? 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 Succede? Cosa succede? Cosa succede? Chi è? Cos'è? Cosa vuoi? No, no, no! Lasciami stare! Lasciami stare! Ma che cazzo mi stai facendo? Lasciami stare! No! Che cazzo sta succedendo? No, credevo mi attraversasse e basta. Va bene, e quindi lo rivediamo adesso, giusto? Aiuto. Si passa di qui? Non si passa di qui. Non vedo più niente, non vedo più niente. Scariche, 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 scariche. E sono morto già due volte. Insomma, perfetto. Va bene, direi di fuggire quindi. Deduco che mi sta inseguendo. Da questa musica così confortante. Qui si apre. Ah, cazzo! No! Aiuto! Guarda, il figlio di puttana con me. No, Renato, parliamone, Renato, parliamone. Aspetta, c'è un misunderstanding. Cosa è successo? È arrivato il fantasmino. È arrivato Casper. No, lascia stare Renato, mio amico. In fin dei conti è un bravo ragazzo. No, povero Renato, no. Lascialo stare. No! Ha ammazzato Renato. Questo è il suo sangue. Questo è il suo pancino. Questi sono i suoi resti. Renato! Renato, no! Davvero, Renato. Può capitare di tutto! La gente è spietata! Fuori di testa! Questo è quello che è successo. Ebbene, è questo posto di merda. Possiamo andarcene? Qui non ero già stato? Questa la dedichiamo a Renato, questa canzone. La dedichiamo a Renato. Era mio amico. Torno indietro, vado a Valco. Dove cazzo vado esattamente? Please. Eh? Chi è? Mi scusi? Buongiorno. Ah, c'è una porta qua. Chi è questo qua? Si è chiuso tutto, vero? Lo so, dovrei essere morto. Ma che cazzo sta succedendo? C'è Voldemort che ci parla. Ho questa fortuna, sono un vecchio decrepito. Aspetta, ma ho capito chi è? È mio padre! È mio padre! Babbo! Sono un coglione. Babbo, ma che cazzo hai organizzato? Ma perché sei su quella sedia? Va bene, aspetta. No, non è mio padre, sto scherzando, ragazzi. È Alfiero. Generiamo esattamente quelli di cui abbiamo bisogno. La mente controlla il corpo. Possiamo arrivare al dunque? Chi devo fermare? Devi uccidere Billy. Perché io, Alfiero? Cerca Billy nel laboratorio principale. Alfiero! Perché ti giri, però? Perché mi dai le spalle? Scusami. Alfiero! Alfiero, dove va? Ma hai finito di parlare o no? No, non ha finito. Ma perché ti sei girato allora? Scusami. Billy non vuole fare... È un bambino? Va bene, non me ne frega un cazzo. Alfiero, ma quella bombola ha una fine, non devi cambiarla? Non avrei mai immaginato quanto potesse essere crudele l'eternità. Voglio solo morire. Anch'io, Alfiero, onestamente. E adesso? Alfiero? Alfiero? Ah, posso uscire, va bene.
Era il segnale, scusami, non ho capito. Potevi dire puoi andare? Va bene, grazie. In poche parole, io devo risolvere tutto questo casino, che non c'entravo niente qui. Mi hanno mandato per un giornale di paese. Dovevo scrivere un piccolo articolo nella mia rubrica del cazzo a pagina 333. E guarda in che situazione mi sono ritrovato. Salutiamo anche i nostri amici Tommaso. E lui, aspetta che non lo riconosco, fammi vedere gli occhi. Palermo. E lui è un po' fatica a riconoscerlo, insomma. Andate tutti a fare in culo. Ti promettiamo al fiero che finiremo questa situazione con Billy. Non so chi si salverà, lo scopriremo. Non abbiamo idea di dove sia il fantasmino. Si è chiusa la porta. La domanda è: andiamo da dove siamo arrivati all'inizio o ritorniamo di qua che si è aperto qualcosa? Aspetta, però là dove c'era il fantasmino sicuramente dobbiamo andare là. Qui dove giace Renato. Beh, i suoni indicano. Voglio andare dove c'è il sole. Voglio andare laggiù. Va bene, ho capito, sono nella merda. Ho afferrato il messaggio. Madonna, che casino. Oh! Allora, eravamo... dobbiamo andare di qua, no? Secondo me sì. No. Aiuto, madonna mia. Ma no, non si deve andare lì. Ma allora dove cazzo dobbiamo andare? Allora, qui si è chiuso tutto. Ci sono allarmi su allarmi. Quindi è la strada più sbagliata del mondo. Qua siamo già stati. Dove c'è sangue su sangue. Qui è dove il tizio ci ha detto. Allora andiamo verso di qua. Ah, c'è una porta qui. Non credo fosse aperta prima. No. Altrimenti mi sarei ricordato di Agigio. Agigio. Scusami, sono pieno di interferenze. Mi ricordo, questi erano i miei jeans. Te li avevo regalati per il tuo compleanno al supermercato. E tu mi hai detto: ho solo un euro. E io ti ho detto: ti metto altri 3 euro e ti compri i jeans del supermercato. Era il tuo compleanno. Ah, vedi? Qua ci sono quelli vecchi che avevi. I miei li hai sporcati tutti, bastardo. C'è una gamba. Questo è un altro che era prima di noi. Un altro giornalista, evidentemente, con la fotocamera. E lui ha cercato di spacciarsi come medico. Non c'è riuscito. Ci sono gambe su gambe, non... organi vari. Un bel cesso abbiamo visto. Proseguiamo. Ho molta, molta paura. Forse c'è qualcosa da queste parti. Una cucina. Un cadavere là, tanto per cambiare. Sono sempre i contenitori della Pepsi buttati a terra. Altri organi. Questo è il mercato. Cioè, se uno vende gli organi nel mercato nero, qui diventa milionario. Qui c'è una porta. Eccoci qua. Sì, se magari entri come un essere umano. Qui c'è Batuffolo. Batterie? No, come al solito. È una grandissima presa per il culo. Proseguiamo il nostro percorso. Cos'è? No, aiuto! Aiuto, no! È arrivato un fantasmino! È arrivato un fantasmino! È arrivato un fantasmino! No! No! Ah! Mi è entrato nel culo! No! Niente, il fantasmino mi è entrato nel culo, dobbiamo rifare tutto. Qui la situazione è grave. Sì. È veramente grave. Veramente grave. Infatti adesso andiamo prima a destra, per favore. Medicine, frigoriferi, gelati. Una fotocamera, sembra nuova questa, sembra nuova! Perché non posso prenderla? Perché mi illudete così? La mia è tutta rotta. Questa sembra nuova di pack. Ma dove vado? Madonna, non so mai dove devo andare in sto gioco. Ma si apre qua? Ah, si sale qui, si sale qui! Sali dentro! Ah, si apre. Quindi era un modo per raggirarlo, giusto? E adesso? Dove sono capitato? Ci sono delle torri, ci sono dei posti. Passa qui in mezzo. Stava per entrarmi nel culo. Ma ce l'ho fatta. Devo salire le scale? Penso di sì. E ora dove vado? Non c'è tempo per scegliere. Apriti. Apriti ancora. E adesso? Aiuto. C'è della schiuma verde. Il fantasmino mi aspetta lì. Dov'è? Oh madonna. Ho paura di tutti. Non si apre un cazzo. Sono completamente terrorizzato. Completamente terrorizzato. E adesso? Lui arriva da qualche parte. Qui c'è niente. Fabrizio. Non si dorme sul posto di lavoro, eh. Siamo ancora nel tubo degli spermatozoi. Ciao mamma. Si apre un'altra porta. Sono iniziate delle musiche incredibili. È pieno di roba elettronica. Una stanza che costa un botto di soldi. Allora, dei computer, 1000 monitor. Una postazione da gaming incredibile. Di la valvola delle riserve di fluidi del supporto vitale. Eh? Cosa? Qual è l'indicazione? Ma lui chi è? È mio nonno! È mio nonno! Nonno! Oddio mio. E questo? Ciao bubbolo. Ma dimmi qualcosa, non mi dici niente? Non hai delle informazioni, qualcosa da dirmi? Mi prendi solo per il culo? Bubbolo! Ma cosa vi stanno facendo vedere esattamente? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sto schifo incredibile? È un video raccapricciante. Nonno! Ma che cazzo ti stanno facendo vedere? Nonno! Grazie, grazie mille. Grazie mille degli applausi, grazie davvero, grazie dell'incoraggiamento. Io ho paura del fantasmino. Prova ad andare qua su, dai. Ti devi spaventare! Aiuto. Ti devi spaventare!
Aiuto, perché mi volete così del male? Ok, qui non c'è un cazzo, c'era solo questa batteria. Ma questa batteria, ma che cazzo mi serve? Che qui è tutto illuminato. Sono continue prese per il culo. Ma non si apre più qui? C'è chiuso tutto! No, no! Va bene, devo andare qui allora. E non c'è altra... Peraltro qui c'è una bolla... Ma cos'è? Una bolla di sangue incredibile. Ma c'è qualcuno qua dentro? La procedura d'emergenza non è attivata. Ah, ok, quindi dopo dovrò attivare sto roba, no? Tutti questi codici. Io non so un cazzo, ragazzi, eh. Ma la mia mano andrà bene lì? O è la mano di qualcun altro? Ciao, bubalo! Va bene, dai, devo andare qua giù. Ho guardato tutti i posti che potevo guardare. Non c'è più un cazzo da vedere. Apri. Salvataggio, sono nel posto giusto. O forse quello sbagliato. Il fantasmino è da ste parti, me lo sento. Sta fabbrica del cazzo. Cosa state progettando qui? Ma che esperimenti facevate, ragazzi? Avete esagerato. Questi suoni da brividi alla schiena sono obbligatori? Cos'era sto suono? Ah no, ero io. Paura di me stesso. Posso bere un po' di caffè? Documenti su documenti. Lo sappiamo. Noi la trama ve la dico io. Non c'è bisogno di leggere i documenti. Ah, questa è la valvola. Cosa succede quando giro questa valvola? Un po' di coraggio, un po' di coraggio. Va bene, vai. Stacca la corrente al generatore del laboratorio sotterraneo. Dov'è, dov'è? Sta arrivando, sta arrivando. Sta arrivando. Trombe che suonano. È arrivato qualcuno. È arrivato qualcuno. È arrivato il fantasmino. Deduco che mi sta inseguendo di brutto, no? Veloce, veloce. Bubbolo. Dove cazzo devo andare? Bubbolo. Aiuto, è arrivato. È arrivato, è arrivato. No. Aspetta. Ragioniamo. Ragioniamo, ragioniamo. Bubbolo, puoi darmi una mano? No. 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 Mi è entrato nel culo un'altra volta. È arrivato il fantasmino. Fare il figlio di puttana con me, eh? È arrivato fantasmino! Apri la porta, pezzo di merda. Fantasmino alle spalle. Porca puttana, tutte le porte chiuse però. Aiuto! No, no! Devo agire qua. No! Non si può fare, non si può fare. Allora forse di sopra, forse c'è qualcosa di sopra. Sì, si è aperto qualcosa. C'è una fessura. Madonna, sta cazzo di musica. Non ho assolutamente idea di dove sto andando. Quanti piani sono? 85. Ma dove sto andando? È la scala che porta alla luna? È la scala che porta alla luna. Cazzo, devo saltare, devo saltare. Salta. Oddio, oddio. Destro o sinistra? Destro o sinistra? Qui non vedo niente. Aiuto, c'è il fantasmino. C'è il fantasmino. C'è il fantasmino. E adesso qua. E adesso qua. Aiuto, porca puttana. Un inseguimento incredibile. No, m'ha preso. M'ha inculato. M'ha inculato. No, mi è entrato nel culo un'altra volta. È veloce sto fantasmino. È veloce. È rapido. Vai, salta. Ok, 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 ok. Devo andare, devo andare. Si apre qui questo posto di merda. Si apre, dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Dove sono? Dove vado? Caffè. Non voglio il caffè. Voglio un tranquillante. Qui cos'è? Qui cos'è? Per staccare i cavi al generatore del laboratorio sotterraneo. Stacca tutto. E adesso? Che è successo? Mi sa che era fantasmino che urlava da bestia. C'è qualcosa? No, non c'è un cazzo. Aiuto, porca troia. Sono circondato dal panico. C'è il fantasmino sicuro adesso, appena arrivo. Quel cazzo di fantasmino di merda. È tornato, è tornato. Devo saltare. No, m'ha preso. Ma stavo saltando. Dove sono finito? Dove cazzo sono? Un volo pazzesco, come ho fatto a salvarmi? Scappa, scappa! Scalpa! Aiuto! Scendi di sotto! Madonna che fretta! Madonna che fretta! Qui c'era da mettere la mano, no? Ciao bubolo! Dove cazzo è quel robo con la mano? Vai! Porco mondo! È successo qualcosa? No, non è mio nonno, è Billy! Aiuto! Madonna, una serie di colpi di scena! Ma cosa mi sta succedendo? Sono volato contro il muro! Le mie telecamere ne ho viste di tutti i colori! No. Aiuto! Mi sta riempendo di botte! Aia! Vattene, vattene! Lasciami stare, per favore, lasciami stare! Non entrare dentro nel culo! Non mi entrare nel culo! Aiuto! No! Mi è entrato nel culo! Aia! Un bruciore pazzesco! E adesso? Mi ha inculato! Non ho le dita! Mi è entrato un fantasma nel culo! È una situazione terrificante! Nuovo obiettivo, esci! Ma dove cazzo vado in queste condizioni? Ma dove cazzo vado? Non sto bene, non sto assolutamente bene. E peraltro, dove esco? Sto zoppicando. Sto malissimo, ragazzi, sto malissimo.
una musica drammatica. Dopo tante battaglie, la mia telecamera funziona ancora. Ho le gambe che non vanno molto bene, quindi questa è la velocità che posso avere. Versi pazzeschi, versi pazzeschi. Dov'è che devo andare esattamente? Non riesco neanche a tenere la telecamera dritta. Oh madonna mia, non vedo. Sto sempre peggio. Fantasmino mi è entrato nel culo, mi ha distrutto. Oh madonna mia. Giramenti pazzeschi. Mi serve un'aspirina. Ma questa è la fine, questa è la fine. È la mia fine. È finita, ragazzi, è finita. È finita. Per quel cazzo di giornale sono venuto in questo posto. Mi volevo anche licenziare da quel giornale. Perché sono venuto qua? Ma sto camminando con una gamba. Niente. Dai, sono morto, dai, per forza. Ho una... dai, non riesco a reggermi in piedi. Una sbornia incredibile. No, aspettate, parliamo un attimo. Io non ci trovo niente, non volevo venire. No, non volevo venire. Mi avete ammazzato, mi avete ammazzato. No. I've become the host. Ma che cazzo sta succedendo?